Buongiorno a tutti amici, oggi registrerò il video dei prodotti mangerecci terminati del mese di giugno. Scusate l'inquadratura un po' stortina e un po' diversa rispetto agli altri video, però mi sono dovuta mettere proprio in linea d'aria col condizionatore perché non era possibile, è troppo caldo, finestra chiusa e condizionatore a manetta, altrimenti mi sciolgo in diretta come un ghiacciolo al sole. Eccolo qua, il mio bustone è sempre strapieno, anche questo mese, cioè il mese scorso, abbiamo racimolato diversi prodottini interessanti. Dunque, terminato questi sufficini Findus. Quando leggo la marca Findus mi viene da dire sempre bastoncini. Sono le verdure più mozzarella, ve ne avevo già parlato, vi ricordate? E li ho riacquistati, mi piacciono da matti, troppo troppo buoni. Poi una novità, guardate, vi giuro, io mi sono meravigliata, l'ho preso per caso, erano in offerta queste gallette di mais della marca Pan Panorama, sono biologiche, sono 130 grammi di prodotto e sono la fine del mondo, vi giuro. Allora, non mi aspettavo che fossero così buone, le ho prese così giusto perché erano in offerta, 99 centesimi soltanto. E ho detto, ma sì, dai, sono buone, 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 buone. Poi, terminato, questi biscottini sono della marca Yuki Bio, sono vegan, hanno gocce di cioccolato e sono al cacao, d'agricoltura biologica, con olio extravergine d'oliva, dice. Ok, si vede qualcosa, sì. Allora, questi biscottini mi hanno sorpreso tantissimo. Io li avevo presi assieme agli altri, sempre di questa marca, al cocco, se ben ricordate. E quelli al cocco non mi erano piaciuti tanto. Infatti, siccome li avevo presi assieme, avevo tardato un po' ad aprire anche questi perché avevo detto, no, aiuto! Ho paura che siano come gli altri. E invece questi erano molto 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 più buoni. Innanzitutto il sapore del cacao si sentiva alla grande. E poi le gocce di cioccolato, insomma, rendevano il tutto molto più goloso. Poi, terminato l'ultimo pacco delle spedizioni dei miei amici, questi biscottini Vivi Verde Coop al latte e miele biologici, buoni. Non mi dilungo perché tanto li conoscete, ormai ve li ho mostrati tantissime volte. Poi, cosa ho terminato? Questo prosciutto cotto di alta qualità della marca Rovagnati. Ovviamente questi prodotti confezionati hanno qualche conservante, però comunque alla fine era veramente buono questo prosciutto, dai. Poi guardate che puccioso questa confezioncina di grana padano, è minuscola, sono solo 50 grammi di prodotto della marca Pan Panorama e anche questo mi piace da matti, proprio fresco di grattugia, si sente tantissimo. Poi le maxi barrette gran cereale, anche queste buonissime, le adoro, hanno il meno 30% di grassi rispetto alla ricetta precedente. Hanno i cereali mandorle e mirtilli rossi, buoni, buoni, buoni. E gli ingredienti, insomma, sono abbastanza buoni, devo dire. Poi, Choco Fresh, buonissimi. Ogni tanto ritorno alle origini e riacquisto questi cioccolatini, questi prodottini dal banco frigo che mi fanno impazzire. Questi, Kinder Feta Latte, Kinder Paradiso, i Kinder Pingui, io li amo alla follia, buoni buoni buoni. Poi un altro prodotto ai cereali tipo barretta, appunto, si tratta di questo multigrain della marca Tremolini, il tuo equilibrio quotidiano, dice, con vitamine e minerali. Allora, anche questi devo dire che sono molto buoni, però mi sono piaciuti molto di più gli altri della Mulino Bianco, appunto, gran cereale. Quelli sono molto molto più saporiti, hanno molto più sapore di mirtilli rossi e poi gli ingredienti sono più sani. Poi, terminato il dolce neve pane angeli, il preparato per guarnire dolci, ogni tanto lo acquisto e mi piace molto. Quando per esempio mi ritrovo a corto di panna, perché è capitato che anche il mese scorso sono incappata nella panna acida, io non lo so come mai, secondo me è come arrivano dai rifornitori, ad esempio, le lasciano al sole, perché adesso veramente a Cagliari ci sono 45 gradi, vi giuro, c'è un caldo bestiale. E secondo me è come le scaricano dai camion e le lasciano fuori,
prendono calore, poi le mettono nel frigo e alla fine, anche se ti dicono che ti promettono che scade fra una settimana, non è possibile, la devi utilizzare il giorno stesso, perché se la tieni un pochettino di più nel tuo frigo poi si acida. Pazienza, e quindi sono dovuta ricorrere a estremi rimedi. Sono andata nel negozietto sotto casa e ho comprato questo dolce neve, che è tipo una panna da montare a lunga conservazione. Dice che bisogna aggiungere solo il latte e montare per 5-6 minuti. Beh, ovviamente gli ingredienti non sono sanissimi, però comunque ci si deve adattare per forza di cose. Poi ho terminato lo zucchero a velo vanigliato della Paniangeli. Poi che buoni questi gutiao al gusto classico, sono delle sfogliette di pane saporite e leggermente salate, e queste ci piacciono da matti a casa, ne facciamo fuori i pacchi interi. E queste ci piacciono tantissimo sia così che alla paprika, poi ci sono al gusto barbecue, mi pare di averle anche terminate, di averle qua nel bustone. Poi terminato questa confezioncina di mix di frutti, frutta essiccata e frutta secca appunto, fitness, questa l'ho trovata sempre all'Eurospin, Mr. Sibamba. Allora dice appunto: assortimento di frutta secca ed essiccata, come vi ho già detto, mirtilli rossi, americani, cranberries, mirtilli, zucchero, olio di semi di girasole, mandorle, anacardi, fichi a cubetti, fichi, farina di riso, semi di girasole decorticati. Buonissimo. Che cosa non era questa confezioncina? Che cosa non erano questi semini che c'erano dentro? Ah, dice anche fonte di magnesio. L'abbiamo pagato pochissimo, mi pare neanche un euro, 99 centesimi. Buono, buono, buono. Poi a volte ritornano anche queste merendine, l'ABC della merenda, calcio, carboidrati, vitamina A e C. Questo è una confezioncina con il parmigiano reggiano, vedete, parmareggio, con il succhetto di frutta, il frullato di frutta, anzi alla pesca, e i grissini. Questo è buonissimo, l'ho riscoperto e adesso ne sto acquistando tantissimi. Mi piace moltissimo gustarlo al mare, buono. Poi terminato questo Galbi Bontà Latte, questo è una crema alla fragola e ha, dice, l'80% di latte. Dov'è? Eccolo. Questo lo stesso ci piace da matti, buono, 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 buono. Poi ve la ricordate la famosa confezioncina di riso gallo bio al riso e quinoa, con quinoa bianca e rossa? Questo l'avevo utilizzato per farcire la ciambella golosa alle zucchine. La fine del mondo, anche quella buona. Io ormai mi sono fissata con la quinoa, da quando l'ho scoperta veramente me ne sono innamorata. Buona, buona, buona. E poi fa benissimo alla salute. Via! Poi terminato questi spinacelli a cubetti della marca Panpanorama, questi mi sono piaciuti da matti, molto più rispetto agli altri tipi di marche che sono più conosciute, ad esempio tipo Bonduelle o altre marche. Costano meno e sono veramente veramente ottimi, buoni. Poi questa spremuta di mele italiane 100% non da concentrato della marca Puerto Sol. Allora, io questo l'ho preso all'Eurospin e mi sono meravigliata tantissimo, perché aveva lo stesso sapore di quello che avevo terminato il mese scorso, se ben ricordate, sempre alla mela, sempre non da concentrato, sempre 100% frutta, della marca mi pare Coop, erano... com'era? Fiore Coop, se non erro. Sì, i prodotti appunto che sono tipo questi, le nostre stelle della Puerto Sol, i prodotti che sono ancora più buoni di quelli classici, ecco. Buonissimo anche questo, poi costa veramente pochissimo. Questa cos'è? Ah, buona questa, erano i pizzi snack, buoni, erano i pizzi snack margherita, vedete, con pomodoro e mozzarella. Ogni tanto, sono solo 1,99 euro, ogni tanto li acquistiamo anche questi e ci piacciono da morire. Ho terminato questi fiocchi croccanti della marca Scotti, vedete, fiocchi di crackers croccanti al riso mais, riso Hermes integrale e semi di chia. Ah, anche con i semi di chia, ragazzi, mi sono fissata da matti, veramente. Questa è una novità, l'avevo provata nel video assaggi assieme a voi, che dire, buoni, buoni, buoni. Poi la Certosa Light, questa è Galbani, vedete,
e l'ho pagata anche meno, era scontata del 50% perché scadeva 2 giorni dopo, e quindi ne ho approfittato, tanto dovevo fare la ricettina subito sul momento, l'ho utilizzata per farcire la mia buonissima omelette agli albumi. Poi i brioche alla frutta, anche su questi non mi dilungo tanto, ormai li conoscete, che dire, lo sapete che mi piacciono tantissimo. Poi, terminato queste merendine, mi pare che non le avessi mai provate, sono della marca Dolciando, carote e mandorle, senza olio di palma, e queste ricordano tantissimo le camille della Mulino Bianco, solo che vi devo dire che queste sono molto molto più... tra virgolette genuine, nel senso che hanno proprio il sapore del tortino fatto in casa, ecco. Almeno la prima impressione è quella, il gusto è quello, Cioè si sente che non ci sono altri aromi, si sente solo il buon sapore delle carote e delle mandorle. Buone, e poi costano pochissimo. Questo che cos'è? Ah sì, che buoni! I broccoli, sono rosette di broccolo, ok, ce l'ho fatta, della marca Orogel. Di solito noi acquistiamo quelli Pan Panorama o quelli Findus, mi pare, o Bonduelle, ora non ricordo. Però anche questi Orogel, devo dire che, insomma, veramente buoni. Poi... ci sono piaciuti molto. Ah, questi li ho consumati praticamente solo io a casa perché sono piaciuti solo a me, mi hanno fatto impazzire. E questi, se ben ricordate, li avevo provati in un mio video assaggi, il video assaggi che ho fatto ultimamente, insomma, buoni, sapete già che mi sono piaciuti tantissimo. Poi uova fresche grandi, queste sono dello Shan. Poi gli snackini, ve li ricordate? Anche questi li avevo mostrati in uno What Ate in a Day, sono i mini crackers al sesamo della marca Lazzaroni, anche questi fantastici. Poi abbiamo terminato per un compleanno, ecco, abbiamo acquistato questi snack al mais, snack di mais al gusto formaggio, senza olio di palma, della marca Salati Preziosi, non sono fritti. Poi il couscous, questo ormai accompagna gran parte dei pranzi fuori casa e dei pranzi al mare, dice, per piatti caldi e freddi, appunto. Cuoce in pochissimo tempo ed è buonissimo. Altri fiocchi di crackers croccanti della marca Scotti. Poi questo cos'è? Aiuto. Qua dentro c'è la peste bubonica, c'è il colera, come dico sempre io. Ho voluto conservare questa confezione con un pezzettino di Scottex dentro. Potrebbero uscire gas sulfurei. Comunque è una scatolina contenente piselli e carotine della marca Bonduelle, e questo lo stesso è buonissimo per condire ad esempio le paste fredde o il couscous. Anche questo ci piace moltissimo, lo adagio delicatamente in terra, altrimenti potrei far uscire qualcosa dall'interno, aiuto. Poi i gelatini, che anche questi mi hanno fatto impazzire, è una novità della marca Samontana, sono i mini non mordere al pistacchio. Troppo buoni. Poi il preparato per quinoa, questo della marca Aromatica, è una ricetta primaverile ed è alle verdure, con erbe aromatiche. Vedete? Sono 2-3 porzioni, abbiamo mangiato in 4 persone. Ci è piaciuto tantissimo, questo me l'aveva spedito la mia amica Angela. Gli ingredienti sono qua. Ok, via. Abbiamo quasi terminato, ragazzi. Altro grana padano, questo fresco di grattugia della Pan Panorama. Questa è la confezioncina grande, anche se io ho adorato quella piccolina pucciosissima. Poi la panna cotta, anche questa l'avevo provata in un video assaggio, anche questa mi era piaciuta da matti. È una novità. Al lampone. Poi il salmone grigliato, non lo tolgo da questa confezione perché l'altra volta aveva fatto puzza di pesce marcio. Vedete, ah no, l'altra volta, che ridere, ragazzi, mi sono ricordata, non era il salmone grigliato, l'altra volta erano i filetti di sgombro grigliati della Rio Mare. Questo invece è sapori di mare. Sì, tanto si vede anche dalla confezioncina così, altrimenti esce una puzza tremenda. Sapori di mare, ed è il salmone grigliato che avevo utilizzato in olio d'oliva, che avevo utilizzato sempre per fare, se ben ricordate, la ciambella farcita, la ciambella di zucchine farcita col riso e quinoa.
buonissimo. Anche questo ci ha sorpreso da matti e ci è piaciuto tantissimo. Poi altra certosa light, sempre della marca Galbani, ormai mi sono fissata. Poi il frullato di frutta con cappello mio incorporato, mora, banana e mirtillo, buonissimo anche questo, buono buono buono. Peccato che fosse da concentrato, a base di succo concentrato. Di solito questi succhetti così sani, aiuto, lo stavo lanciando, non dovrebbero essere da concentrati, però vabbè, era buono comunque. Poi la fregola sarda, questa è versione piccola, c'è anche media, c'è anche grande, però a noi piace questa più delle altre, della marca Casa del Grano, la marca sarda. Poi a volte ritornano anche questi. Questi sono i cornetti all'albicocca della Mulino Bianco, non mi dilungo, sapete già che mi sono piaciuti. Poi questo cos'è? Ah, il cornettino classico 100% panna, si vede qualcosa? Sì. Io ho terminato questo cucciolone, l'originale, il camillino, senza glutine, con latte fresco, quindi biscotto al cacao e senza glutine. Buonissimo, quanto mi è piaciuto questo gelatino. Buono, 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 sono contenta di averlo provato. Favoloso. Si sente tantissimo il gusto del latte fresco. E poi il biscotto è la fine del mondo, delicato, non lo so, lo dovete provare ragazzi, buonissimo. Poi il pesto, questo gran pesto alla genovese, Tiguglio, anche questo ci piace tantissimo. Dadini di prosciutto cotto, della marca Pan Panorama, anche questi buoni, 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 buoni. E mi sa che abbiamo terminato. Un pezzo di confezione stracciata, ora vuoterò tutte le bricioline, che è pieno il bustone di briciole, ok? E ce l'abbiamo fatta. Ok, il video è terminato, spero tanto di avervi tenuto compagnia, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodottini, sono veramente curiosa. Vi mando un grandissimo bacione, adesso spengo la cam e registro un altro video, visto che ho un bel fresco in camera e mi sto deliziando da questa temperatura. Perché veramente fuori non fa stare, vi giuro, 45 gradi non è possibile. Speriamo che le temperature migliorino, che insomma ci sia il caldo giusto che ci deve essere a giugno, perché questo è veramente un caldo afoso di agosto, non si era mai vista un qualcosa del genere, un'afa tremenda, veramente. Vi mando un grandissimo bacione e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!